Beh ragazzi, scusatemi se questo sarà un video un pochino più breve del solito, ma oggi vi parlo di un prodotto che proprio non mi ha soddisfatto e di conseguenza sarò meno approfondito delle altre volte. Però ci tengo comunque a farlo perché vi voglio spiegare anche le ragioni per cui ritengo che questo Dragon Touch K10 proprio non valga la pena di essere acquistato. Probabilmente comunque lui lo avrete visto recensito, sponsorizzato su un sacco di altri canali perché l'azienda l'ha mandato praticamente a tutti quanti e però io alla fine dopo averlo provato proprio non me la sento di parlarne in modo esaltante e questo naturalmente farà sì che Dragon Touch probabilmente non mi manderà più nemmeno una micro SD, una memoria, un'espansione, non nulla, però voglio essere sincero con voi e alla fine quando uno acquista un tablet, cos'è la prima cosa che guarda? Beh, normalmente il display. E qui il display è francamente disastroso, perché di quelli vecchi, proprio staccati dal vetro, e qua di un buon centimetro, la risoluzione poi è solo HD, che su un 10 pollici no, non vi dico altro, sono 160 ppi, veramente brutto. I neri sono poi inesistenti, grigio un po' ovunque, colori slavati. Scarsa persino la luminosità, all'esterno è francamente impossibile da usare anche perché riflette molto la luce del sole. E poi abbiamo quei bei cornicioni che, ok, non sono magari stra-esagerati, ma ci sono e sono evidenti. Ma a me personalmente la cosa che più ha dato fastidio in assoluto, beh, è che sopra ci sia applicata una pellicola che poi ho tentato in tutti i modi anche di andare a togliere, ma sembra veramente di staccare un pezzo di display e questa pellicola trattiene le impronte in modo eclatante, veramente un disastro. Appena lo prendete in mano è già tutto pieno di unto, brutto, brutto da usare, proprio una cattiva sensazione. E una seconda cosa che io guardo, ma che alla fine tutti quanti guardano quando acquistano un tablet, è l'audio. Come si sente l'audio? Perché normalmente viene utilizzato per guardare contenuti multimediali. E qui l'audio è un'altra di quelle cose veramente disastrose. Non riesco neanche a descriverlo bene, è imbarazzante. Un qualsiasi telefono da 100 euro rende meglio, niente bassi. Ci sono due, ma alla fine secondo me è mono, un disastro, veramente sentite un po' questo sample. E un'altra cosa che si guarda poi è il software. Beh, qui cosa abbiamo? Abbiamo Android 9. Avete capito bene, Android 9 con patch di sicurezza di ottobre 2019 e quindi diventa difficile francamente anche consigliarlo a chi ha un figlio o chi vuole darlo in mano a un bambino perché non mi fiderei mai con patch di sicurezza così vecchie a darlo in mano a qualcuno che non è responsabile, qualcuno che non sa quello che fa. Disastroso anche sotto questo punto di vista, l'Android è naturalmente stock, ci sono le funzioni classiche, ma non ci sono gesture, niente di tutto questo, e ovviamente mancano anche poi le certificazioni L1, quindi bassa risoluzione sia per Netflix che per Amazon Prime. Vedete qui qua un video, se tentate di scaricarlo è meno di 1 giga, quindi veramente bassa risoluzione. Ovviamente è impensabile anche per i giochi, io ho tentato di farlo anche un utilizzo in questo senso ed è d'altro canto anche l'altra cosa principale cui viene in mente quando uno vuole regalare un tablet del genere, magari al proprio figlio che lo utilizzerà probabilmente proprio per i giochi. Ma qui abbiamo 16 giga di memoria, ma con soli 2 giga di RAM, un processore 4 core da 1,3 GHz in turbo boost, però perché il base è soli 600 MHz. E poi è lentissimo in tutte le operazioni, vedete come la carrellata di social è francamente sfinente, Facebook si apre piano, Instagram anche, e quando ne aprite poi più di 2-3 la lentezza aumenta ancora di più. Come vi dicevo, ho provato a utilizzarlo anche per i giochi, Asphalt 9 per esempio gira, però in bassissima, veramente bassissima risoluzione, ovviamente gli scatti sono esagerati, continui, è sfinente giocare con questo dispositivo. E ovviamente poi non possiamo farci mancare una costruzione degna di questo nome su questo tablet che alla fine, pensate, ha pure una parte centrale che è in alluminio, ma un alluminio, vabbè, che non sto neanche qua a dirvi, è una sensazione alla fine peggiore di quella della plastica perché è tutto un po' scricchiolante, dà proprio una brutta sensazione. L'assemblaggio poi è approssimativo. Guardate anche lo slot
Per le due SIM e poi anche per la memory card, come è veramente fatto male, sembra che si rompa da un momento all'altro, si aggancia male, resta tutto alto, veramente non so neanche io come descriverlo. Brutta poi anche la posizione dei tasti che sono sporgenti, però no, non dico che sono traballanti, quello no, sono almeno questi assemblati bene, però sono posti nel lato più corto. E sono in basso perché infatti se voi lo girate con alcune applicazioni che non si adattano al senso di orientamento, beh, le troverete sotto, che è la posizione più scomoda che mi viene in mente di mettere su un tablet. E per ricaricarlo, pensate, abbiamo una micro USB, fantastico. Vabbè, non sto neanche qua a menzionarvi oltre, però d'altro canto, di fianco alla micro USB abbiamo invece una cosa positiva, che è quella della presenza, pensate, di una uscita micro HDMI, che non so cosa possa servire poi alla fine, perché un'uscita micro HDMI la utilizzate magari per proiettare qualche film, qualche video sulla TV, ma dato che non potete vedere niente in Full HD, che i giochi non girano in modo sufficientemente degno di questo nome, ragazzi, non so cosa possa servire e non so cosa possa interessarvi poi alla fine dirvi che con la batteria che abbiamo all'interno riuscirete a fare circa 7-8 ore al massimo da 100% a scarica nella visione magari di qualche contenuto in streaming. E poi, vabbè, vi devo menzionare che ha il GPS che funziona, a dir la verità, questo è già qualcosa, e il tutto pesa più di 500 grammi, che non capisco da dove saltino fuori, visto che è tutto estremamente fino. E poi, vabbè, ci sono le fotocamere, che non sto qua neanche a menzionarvi la qualità, perché avete capito di che anda stiamo parlando, però vanno bene per zoom o cose simili, e vabbè. E basta, dai, in realtà non voglio più dedicarci nemmeno altro tempo, perché avete capito che lui proprio proprio non mi ha soddisfatto. Anche perché attorno alla stessa cifra, magari aggiungendo veramente 10-20 euro, vi portate a casa tablet come il P10 HD o il P20 HD di Teclast, che francamente sono di tutt'altra categoria, sono decisamente migliori nel software, nell'audio, nel display, in tutto. E quindi sì, io voglio essere un po' sincero con voi. È vero che tanti l'hanno recensito, ne hanno tirato fuori, magari cercato di tirare fuori gli aspetti positivi. Però ripeto, io voglio essere sincero con voi e quindi è un acquisto che proprio proprio non vi consiglierei. Di conseguenza, se questo video vi è piaciuto, io vi invito come al solito a lasciare qua sotto un like, a dirmi anche un vostro commento o magari un tablet che vi piacerebbe che provassi anche qui sul mio canale. E per una volta vi chiedo anche di condividere questo video per far sapere a tutti quanti quali sono le reali prestazioni, le reali considerazioni che si possono avere attorno a questo tablet. D'altro canto però anche le recensioni su Amazon dicono già parecchie cose. Questo è tutto, un saluto da Daniele Pintus, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ricordatevi di iscrivervi ed attivare la campanellina se non volete perdervi altri contenuti. Ciao!